Eccoci qua, siamo pronti per iniziare. Okay. Allora, intanto vi ringraziamo per essere qui presenti con noi. Siamo molto felici di poter ospitare questo evento, soprattutto perché era doveroso per noi e per la città ricordare questa che è stata una vicenda che ha scosso gli animi di tutta l'Italia, in modo particolare del Sulcis, ma ancora di più ovviamente di Carbonia. Quando abbiamo saputo dell'uscita del libro, il 28 giugno, abbiamo subito contattato il signor Chessa. In modo particolare dobbiamo ricordare che il 28 è stato l'anniversario, il 30° anniversario della scomparsa di Gisella. Per cui non appena abbiamo sentito il signor Chessa abbiamo appunto proposto di effettuare una presentazione qua presso la nostra libreria e quindi siamo tutti qua appunto nel giardino proprio per questo motivo. Non voglio dilungarmi oltre, vorrei passare subito la parola ai protagonisti della serata, anche perché così avremo modo di poter concedere un ampio spazio per il dibattito. Adesso io vi presento qua il signor Chessa, Paolo Matteo Chessa, autore del libro, nonché giornalista, e uno dei cronisti di punta della Nuova Sardegna. Al suo fianco il dottor Nurra, Gianfranco Nurra, corrispondente anche lui per la Nuova Sardegna, col quale dialogherà il signor Paolo Matteo. Adesso passo la parola a voi, buona serata. Ma l'accordo è che più che dialogare con me, dialogherà con voi, quindi non mi preoccupo molto. Cioè, se devo vedere la serata, al vedere la platea, l'argomento è chiaramente interessante. E poi questa, chi va a presentazioni di libri se ne rende conto, è una presentazione di libro che è tutta particolare. Perché quando si va per la presentazione di un libro, normalmente c'è un autore che deve raccontare quello che ha scritto, ma nessuno sa assolutamente niente del contenuto del suo libro. Per cui tutte le presentazioni di libri, non per smontare le cose, diventano una serie di dialoghi tra assurdi. Uno racconta, gli altri ascoltano, forse intervengono su cose che non c'entrano niente, però poi alla fine la sensazione è che palle, cioè, perché questo è il finale di tutte le presentazioni di libri. Qui il libro lo conoscono tutti, o perlomeno conoscono la storia che c'è dietro. E che la città sia coinvolta lo dimostra a tempi ricorrenti tutta una serie di messaggi, di annunci, di commenti che sono su internet e sulla rete. La città è coinvolta perché ci sono almeno quattro categorie di persone. Ci sono quelle che a partire dal 7 di luglio, quindi in pratica dopodomani, giorno del ritrovamento del corpo di Gisella nel pozzo, ci sono in pratica persone che hanno seguito tutta la vicenda sui giornali, che sono informate. Poi ci sono le persone che non hanno letto i giornali, però hanno orecchiato le notizie dei giornali. Poi ci sono quelle che hanno orecchiato dagli orecchianti. E poi ci sono quelli che hanno ancora oggi una verità che è diversa, pericolosa. Perché quando si fanno delle ipotesi mettendo elementi particolari che potrebbero forse far riconoscere la gente, no? Direi che stanno facendo un gioco pericoloso. La realtà è che c'è una verità che è una verità giudiziaria. Non so, Paolo ci spiegherà che cosa c'è nel suo libro, ed è questa la prima domanda che voglio fargli: che cos'è il libro, che cosa c'è e che cosa non c'è? Ma diciamo che se qualcuno pensa di trovare verità sconvolgenti o particolari macabri, ha sbagliato sicuramente il libro. È semplicemente la ricostruzione cronologica e minuziosa di quanto è accaduto, partendo appunto dal giorno del ritrovamento del corpo senza vita della sventurata Gisella. Si va un attimino a ritroso perché si ripercorre il momento in cui Gisella non rientrò a casa, appunto il 28 giugno del 1989,
E da lì ripercorro esattamente tutta la fase cosiddetta investigativa delle indagini, il chiacchiericcio, perché tale fu, della città, perché la Vox Populi in quei frangenti, in quei giorni, raccontava di tutto e di più. E forse, dal mio punto di vista, questo sia chiaro, furono proprio parte di quei pettegolezzi a indirizzare le indagini in un certo modo. Come poi quelle indagini si siano concluse, credo che sia noto più o meno a tutti. Furono arrestate 4 persone, sulla scorta delle accuse lanciate da una di queste 4 persone, di queste accuse almeno la metà si perse cammin facendo, perché per quanto la detenzione delle persone fu comunque lunga, si perse cammin facendo, e 2 di quelle persone furono prosciolte nella fase istruttoria. Ciò nonostante, al racconto di quello che giornalisticamente fu definito il pentito, su cosa poi si pentì è tutto da vedere, sulle sue dichiarazioni furono prese per buone almeno il 50%. Personalmente ho avuto occasione di seguirla molto da vicino tutta la vicenda, compresa la fase processuale, i vari processi, sia quello di primo grado che si concluse con l'assoluzione del quello che veniva considerato come il principale indiziato, sempre sulla scorta delle accuse che venivano mosse dal pentito, mentre in secondo grado questa sentenza fu ribaltata, la persona che era stata assolta in primo grado fu condannata a 30 anni, il verdetto fu confermato poi dalla Cassazione. Ribadisco il concetto, se qualcuno si aspetta che io o anche lo stesso Gianfranco Nurra, che in questa vicenda ha lavorato con me fianco a fianco per mesi, forse giorno e notte, non ho la verità in tasca, credo che non ce l'abbia nessuno questa verità. Cito le parole di un vecchio maresciallo dei carabinieri che sintetizzò in qualche modo la vicenda e la sua considerazione. Sto parlando che non è più tra noi, del maresciallo Giacomini, che per un periodo guidò la compagnia carabinieri come interinale, perché l'ufficiale che aveva condotto le indagini fu appena trasferito in Umbria, mi sembra di ricordare, sia al comando provinciale di Perugia, e il comando interinale passò al maresciallo Giacomini, che era una vita che stava a Carbonia, diciamo che la città la conosceva molto bene, e in una conversazione, diciamo, informale, fece questo ragionamento, dice: secondo voi era riferito a me e a Gianfranco Nurra, secondo voi una persona che è stata condannata, questo avveniva nelle more dell'ordine di carcerazione, quindi dopo la sentenza della Cassazione, cioè secondo voi una persona condannata a 30 anni, se è realmente colpevole, sta qui a gironzolare per la città e a cercare lui una verità che altri non sono riusciti a trovare? Io credo che questo sia più che significativo anche sulla metodologia con cui furono condotte le indagini. Dal mio modesto osservatorio dico che sulla vicenda di Gisella la verità, come ho messo nel sottotitolo, è rimasta in fondo al pozzo. Sono però dell'avviso che a Carbonia ci fosse a suo tempo, c'è stata negli anni a venire, e forse c'è ancora qualcuno che sa, qualcuno che se non conosce la verità proprio, ma quantomeno qualche retroscena lo conosce.
Io ho sintetizzato il mio lavoro con una frase tanto cara ai francesi: cherchez la femme, cercate la donna, perché tutto alla fin fine ruota attorno a una donna, o meglio a due voci femminili che sono state le autrici, le protagoniste di una raffica di telefonate anonime che hanno precorso le indagini, proprio sembra quasi che le abbiano indirizzate. Queste due donne, sia la prima che telefonò il 29 giugno del 1989, telefonò alla nonna di Gisella dicendo: state tranquille, Gisella è con noi, andiamo in vacanza per un mese. Non è stata mai identificata, ma soprattutto non è stata identificata la donna che faceva le telefonate, le ha fatte di volta in volta ai carabinieri. Quando si è resa conto che i carabinieri per una ragione o per l'altra non avevano dato seguito, le ha ripetute ai vigili urbani. E da quanto si sa, l'autrice di queste telefonate era sempre la stessa. La voce fu riconosciuta dall'allora comandante dei vigili urbani di Carbonia, che la sentì immortalata in una registrazione della telefonata arrivata il giorno prima ai carabinieri, che era contenuta appunto in quello che viene chiamato il nastro Revox, cioè quello della registrazione sulla linea collegata al 112. Quella donna lo stesso non è stata mai identificata, però curiosamente sapeva tutto a priori, sembrava una chiaroveggente, perché da subito parlò e indirizzò le indagini verso una pista ben precisa, indicò, scusate il mio tono, ma mi mette anche a disagio ricordarlo per qualche ragione, anche perché non ne faccio mistero, qui sono presenti anche i familiari della persona che è stata condannata, e me ne dispiace doverlo ricordare perché ci sono anche i figli, della persona che si è tolta la vita in carcere e lo ha fatto portandosi dietro un'etichetta che, a mio parere, e me ne faccio carico totale, se l'ha portata dietro ingiustamente. Di questo ne sono convinto ancora oggi, a 30 anni di distanza. Io sono un cronista, non sono né un giudice né un investigatore, quindi ripeto, non ho la verità in tasca, però dicevo che questa signora è stata talmente precisa, talmente meticolosa, che praticamente aveva già scritto lei i verbali, virtualmente ovviamente, i verbali dei carabinieri. Inutile dire che, per quanto mi riguarda, questa vicenda mi ha segnato professionalmente in maniera profonda, perché l'ho vissuta quasi come una seconda pelle. Ci ho dedicato mesi, vorrei dire quasi anni. Quando una vicenda professionalmente ti tocca, vuol dire che ha qualcosa di profondo. Non voglio scivolare nella retorica, ma qui ho il piacere stasera di avere davanti a me uno dei più autorevoli scrittori italiani, che è Massimo Carlotto, che conosce bene che cosa significa quando una vicenda ti entra dentro e ti lascia un segno tangibile. E niente, credo sostanzialmente di aver detto tutto. Se qualcuno ha da porre una domanda, sono ben felice di rispondere. No, io una domanda che non è una domanda. Allora, c'è una donna che indirizza le indagini, per cui attività investigativa diciamo che se ne fa poca, si piglia per buono tutto. Ma chi erano i personaggi di tutta questa vicenda? Erano proprio i peggiori della città? Non credo proprio, non credo, anche perché diciamo che le indicazioni fornite da quello che noi, dico noi, mi riferisco alla categoria intera, avevamo ribattezzato come il pentito o il Giuda, perché forse è anche un'etichetta che si meritava, perché una cosa sembra, un punto fermo sembra esistere. Questo signore fu colui che in qualche modo tradì Gisella, che qui è un punto controverso, c'è chi dice che fosse così, c'è chi dice che non lo è, che pare lo chiamasse affettuosamente zio Tore. Qualcuno lo ha smentito,
Per la precisione, durante il processo di primo grado fu la sorella di Gisella Tiziana a smentirlo, perché disse che lo chiamava semplicemente Salvatore. Ma al di là di quello, fu questo signore a puntare il dito contro tre persone che probabilmente, non lo so, non ne conosco la ragione, perché dovrei essere veramente custode della verità per poter fare un'affermazione del genere, ma sembrava quasi che sparasse nel mucchio, che le avesse scelte a caso. Io ho un ricordo molto preciso nella mente, e chiedo conforto proprio a Gianfranco Nurra, perché era al mio fianco in quel frangente. Il giorno dopo del ritrovamento del corpo, stavamo facendo il nostro lavoro, quindi il nostro dovere era quello di andare a cercare informazioni, e andavo a cercarle a casa della nonna di Gisella, e sul ballatoio, sulle scale, incontrammo il padre di Gisella, che, come penso molti sappiano, porta lo stesso nome, Gisello. Fu una conversazione anche molto tranquilla, forse anche informale, direi. Solo a posteriori, questo accadde in un momento ben preciso, mi svegliai una notte di soprassalto, realizzando che la persona che era accanto a noi e che aveva seguito parola per parola, virgola per virgola, tutta la nostra conversazione, le domande che noi avevamo rivolto a Gisello e persino l'ipotesi che avevamo formulato, chiedo soccorso a Gianfranco Nurra, se ricordi, io domandai a Gisello: ma risulta anche a lei le voci che stanno già circolando a Carboni, in città, che forse potrebbero esserci coinvolti due uomini e una donna? E Gisello rispose: sì, li ho sentiti anch'io, ma per quanto mi riguarda sono chiacchiere da bar, sono pettegolezzi che stanno girando. Singolarmente, quei pettegolezzi sono diventati poi la verità del signore, che ha appunto indossato i panni del pentito e ha raccontato la sua di verità. Ripeto per l'ennesima volta, io credo che la verità sia ancora da trovare. Nel libro parli, cioè in effetti fai le pulci quasi a una serie di iniziative, a tutte quante le indagini. Come potessi riassumere tutte le cose che oggi potrebbero far pensare? Io credo, cosa non è andato bene? Io credo di averle riassunte. Nel mio lavoro ho cercato di attenermi a quelle che dovrebbero essere le regole elementari della nostra professione, quelle che illo tempore ci avevano insegnato i nostri maestri, ovvero separare i fatti dalle opinioni. Allora, io ho cercato di raccontare i fatti, le opinioni le ho riservate nell'ultima parte, più che le opinioni sono considerazioni. Cioè, come hai detto tu, non ho fatto proprio le pulci, ma ho cercato di ragionare e di mettere in luce quelle che furono le incongruenze, alcune macroscopiche direi, della fase investigativa. Perché, ripeto, in quel periodo indagini vere e proprie sembravano quasi inesistenti, si navigava a vista, per la precisione c'era chi andava a destra e chi andava a sinistra, per essere ancora più chiaro, i carabinieri andavano da una parte, la polizia di Stato andava dall'altra. Voglio anche aggiungere che poi la parte sulla quale andava la polizia di Stato è stata completamente accantonata. Dal mio punto di vista, dico, forse sbagliando. Sulle minuzie, sui dettagli, beh, diventa un po' difficile ora riassumerle tutte. Mi pare che Gisello, nell'intervista con cui chiudi il libro, non sia tanto sicuro che gli assassini della figlia siano stati quelli che chiamati in causa in tribunale. Preciso che non è un'intervista quella con Gisello, è una chiacchierata fra l'altro telefonica, perché lui non sta più qui, risiede da tutt'altra parte ormai da anni e anni. È stata una conversazione, una chiacchierata telefonica, devo dire anche amichevole, perché
nonostante tutto c'è sempre stato un rapporto di reciproco rispetto per i rispettivi ruoli, ovviamente, ma non è sicuramente una novità. Gisello questo suo convincimento l'ha manifestato, vorrei dire, fin da subito, sicuramente anche nella fase del primo processo, anche nella fase dibattimentale, anche lui si era impegnato, devo dire anche a fondo, nel tentativo purtroppo fallito, ma non solo per lui, di trovare qualcosa che potesse ricondurre alla verità. Lui ha sempre, ricordo forse una sua frase che è molto significativa, dice: sì, io sono un padre ferito, il dolore è grande, è enorme, ma ho anche una coscienza, cioè è puntare il dito su persone di cui io non ho alcuna certezza mi sembrerebbe una cosa ingiusta. Ma io aprirei, se qualcuno ha domande da fare, incomincerei a discutere, cioè Paolo Matteo date a disposizione, per cui io non ho le vostre domande, per cui siete voi che le dovete porre. Ma scusate, in questi giorni qualcuno di voi gira in rete, sì? In questi giorni avete visto decine e decine e decine di commenti, cioè si parla soltanto di Gisella. E con le cose più strane ed estemporanee, l'intitolazione della strada, vabbè, non discuto sulla cosa, dico che probabilmente il prefetto, a guardare le caratteristiche, che non possa concedere l'intitolazione di una strada. Ma lasciando perdere questo, nessuno di voi ha delle curiosità da soddisfare? Cioè tutti sulla rete parlano di Gisella, dell'omicidio, si parla di tutto, si fanno quasi i nomi e cognomi degli assassini veri, insomma. Nessuno ha niente da dire. Il problema è che dietro una tastiera sono tutti bravi, bravi. Ecco, qui. Questo diventa una cosa che è pericolosa, perché poi alla fine quello che va sulla tastiera potrebbe anche essere utilizzato. Cioè io personalmente, se fossi un magistrato, molto probabilmente avrei chiamato immediatamente qualcuno che ha detto: è stato quello, perché l'imprenditore che ha dato lavoro a un sacco di gente in città, quella, cioè a mezza città, non a tutta la città. Allora le cose diventano pericolose quando svengono dette lì, soltanto che si è detto una tastiera. Però se qualcuno pensa che ci siano delle verità che sono così, proviamo a parlare. Io voglio chiedere una cosa, perché io ero bambina, ero piccola, avevo 10 anni, però ero figlia di un poliziotto, quindi all'epoca ho vissuto. Io non capisco come mai il commissariato andasse da una parte e i carabinieri siano andati da un'altra, pur guidati da un unico magistrato, no, che era Pili. Allora, il magistrato non svolge per conto suo le indagini, deve affidarsi a qualcuno. Allora, da una parte c'era una serie di telefonate che sono quelle che hanno portato avanti le indagini, dall'altra parte probabilmente c'erano altre indagini. Però se voi vi riguardate, non ricordo se è su Chi l'ha visto oppure su Telefono Giallo, gli avvocati smentiscono categoricamente che dopo 3 gradi di giudizio sia venuto fuori, sia emerso nel processo o una prova o un verbale o soltanto una soffiata che e ci fosse un'altra pista oltre quella. La pista del commissariato, gli avvocati sostanzialmente hanno detto: noi non ne sappiamo niente, non è emerso niente, per cui tutto il resto diventa illazioni. Però, cioè, non possiamo dimenticare che c'è una verità che è una verità giudiziaria. Poi possiamo dire: hanno fatto male perché forse lì potevano andare a controllare questo, potevano fare quest'altro. Cioè io non mi dimentico che la prima telefonata, che era una telefonata assurda, era una telefonata che arrivò dicendo: la macchina viola è sulla scogliera di Capoaltano. Cioè, non si sapeva neanche che ci fosse un omicidio, che ci fosse. Però è arrivata la telefonata dicendo: c'è una macchina lì. Cioè, le indagini, a guardare da esterno, sono state indirizzate perlomeno da 2 persone, le 2 donne che indicavano. La seconda telefonata è cercate una 600 bianca che... Ecco, allora a quel punto...
Però questa verità chi ce l'ha? È pressa pochista, perché non è stata trovata l'arma del delitto. È stato creduto un test che è risultato inattendibile nelle stesse sentenze. Sono sparite delle prove. Perché non si sono fatte le indagini a suo tempo, quando sparirono le prove? C'è stato proprio pressapochismo, e comunque è stata condannata una persona che è morta. È morta gridando la sua innocenza. Però c'è da fare una precisazione. Credo che questa non sia nella circostanza, nel momento adatto. Non siamo qui per rifare un processo. Era una richiesta di spiegazione. La mia è giusta una precisazione. Anche perché fra il pubblico ci sono persone forse più titolate, sicuramente anche di noi, perché ci sono anche gli avvocati che hanno patrocinato parte della famiglia Urru. Sono presenti. Cioè, scusi avvocato De Dola, ma devo chiamarla in causa. Mi sembra doveroso perché è giusto che cioè, ribadisco, non dobbiamo riaprire un processo. Se è possibile chiarire qualche punto, ben volentieri. Però voglio dire, certo, però riprendo ciò che ha detto poc'anzi Gianfranco Nurra. A me personalmente ha colpito una cosa, è preciso che non mi sto parlando addosso perché non rientra nel mio carattere. Per 10 anni nessuno si è ricordato di Gisella Urru, per 20 anni nessuno si è ricordato di Gisella Urru. A livello di coinvolgimento generale, signora, intendo, non a livello... Non c'era l'uso dei social che c'è oggi. Ho capito, forse. Oggi ci sarà l'uso dei social, però una singolarità, e qui, se mi consentite, mi parlo addosso per 3 secondi, il 1 giugno sono stati diffusi dalla casa editrice un comunicato stampa dove si preannunciava l'uscita del libro per il 28 giugno, data della scomparsa di Gisella. Improvvisamente si è svegliato il mondo, sui social e anche fuori dai social. Ecco, cioè, voglio dire, sarà pure una casualità, per carità, non lo metto in dubbio. Però, qualche iniziativa forse sarebbe stato simpatico prenderla anche nel passato recente, senza magari andare troppo a ritroso. Sì, allora, tutta questa grande solidarietà, e questo sono testimone diretto, io sabato 29 alle 11:10 del mattino ero davanti alla tomba di Gisella, perché... nel cimitero di Carbonia ci capito per questioni personali molto spesso. Ero davanti alla tomba di Gisella, mi soffermo puntualmente davanti alla tomba di Gisella, come mi soffermo davanti alla tomba della signora Luigina, meglio Gina Vacca. Ecco, non c'era un fiore. Io tutta questa grande solidarietà, tutta questa manifestazione, non l'ho vista. Mi sembrava magari anche sufficiente trovare un paio di persone lì. Ho anche immortalato l'immagine. Quando sono risceso insieme, non ero solo, quando sono risceso abbiamo visto che c'erano 3 rose bianche e abbiamo detto, a questa esclamazione si è girato un signore con una signora che stavano mettendo dei fiori, dice li abbiamo messi noi, dice era la figlioccia di mia madre. Nel pomeriggio questo signore, poi ho scoperto chi era, quelli che sanno parlare dicono ha postato sui social, io non sono un frequentatore dei social, un messaggio dove appunto recriminava, dove diceva dov'è tutta questa grande solidarietà, queste manifestazioni pubbliche, queste intitolazioni di strade, tutto quello che si è fatto, però non c'era né un fiore né una persona. Oddio, questo è sul piano umano e personale mi ha colpito parecchio. Buonasera. Io avrei 3 domande. Una riguarda, diciamo, più l'aspetto come cittadina comune, come persona che ha vissuto con la stessa angoscia di tutti i cittadini di Carbonia all'epoca, anch'io ero una ragazza
una giovane universitaria, la notizia della morte di Gisella, che non conoscevo, ci sconvolse tutti quanti. Seguì un po' all'epoca anche le indagini, ricordo Telefono Giallo, e ricordo da poco anche una puntata recente di Chi l'ha visto, che ha dedicato un'intera puntata a Gisella Orlu. È un quesito che mi è sempre rimasto, ho ritrovato anche il suo libro, l'ho letto solo in parte, non ho fatto in tempo a leggerlo tutto, però anche il suo libro, nella parte iniziale, per quanto riguarda il ritrovamento del cadavere nel famoso pozzo, parla di ragazzini che giocando, cioè pescando, non so se anguille, eccetera, hanno visto qualche cosa di sospetto. Ora, in altri punti invece si legge, io non mi sono mai avvicinata nei posti e nei luoghi del ritrovamento, però in altri punti e in altre interviste ho letto che è assolutamente impossibile scorgere da fuori, ad una profondità di 11 metri, niente, assolutamente niente. Questi ragazzini, pescatori di anguille, non ricordo cosa, come avrebbero potuto vedere qualcosa da fuori? Ricordo anche che in altri casi si è parlato invece, nelle ricostruzioni forse televisive, mi ricordo la scena di due ragazzi in motorino che si fermavano, erano stati avvistati, si fermavano nel punto, guardavano e ritornavano. Ecco, questo fatto del ritrovamento del cadavere non è molto chiaro, e quindi chiedevo appunto se si era a conoscenza di ulteriori ragguagli. La seconda cosa, le faccio tutte assieme così, l'altro era per il dottor Nurra, che metteva in dubbio la possibilità che il prefetto riconoscesse che ci desse insomma l'autorizzazione a dedicare una via a Gisella Orlu. Io sono il sindaco di Carbonia e dico che l'iniziativa è partita cercando di rimanere sopra la questione, che come vediamo ancora è aperta, perché si ritiene che il caso giudiziario sia ancora non risolto, e quindi è una ferita, è risolto, sì, ma che non sia diciamo non siano stati individuati i colpevoli effettivi è una opinione che è strisciante, che è generalizzata, e comunque molti, a prescindere dai colpevoli, molti episodi delle ricostruzioni giudiziarie non sono chiari, continuano ad essere ambigui. Ecco, noi ci siamo voluti tenere lontani dalla questione giudiziaria e invece tener conto del fatto che è appunto una questione ancora oscura, e che come tale l'omicidio di Gisella Orlu, la sua figura, può essere considerata, diciamo, come l'emblema, il frutto di anni di Carbonia, che sono avvolti da un'ombra, da una nebbia piuttosto oscura. La Carbonia che a sprazzi viene descritta nel libro del dottor Chessa, effettivamente è una Carbonia ancora povera, con un cineteatro che ci piove dentro, buio, con un commissariato, no? Quindi c'è questa contrapposizione invece, in cui si trattava di un periodo economicamente, diciamo, fervido di Carbonia, e dove questo futuro veniva visto in maniera positiva. Eppure, nonostante questo, capace quel periodo di produrre questi orrori. Dico anche perché è il caso di Gisella, perché è ancora oscuro, e quegli anni effettivamente sono scuri, perché io... Finisco il ragionamento, cioè, e poi mi fa la... all'oscurità state preparando, cioè no, quello che vorrei sapere... No, scusi, quello, allora... Finisco di spiegare, se mi fa finire. No, così poi può continuare. Allora, per quanto ne so, per la mia professione, non per quella di giornalista. Allora, un tempo c'era l'Istituto di Storia Patria che controllava quali erano... Nella scheda con cui voi avete chiesto al prefetto l'intitolazione della strada, che non so se il prefetto l'abbia già concesso o no, che cosa avete, quali sono le caratteristiche di Gisella Orlu, non del mistero della città, che consentono di mettere Gisella Orlu come simbolo della città e intitolare una strada? Cioè, questa è la mia domanda. Ho cercato di spiegarla, però se non mi fa finire, forse non riesco a trovare le parole. Ma il fatto che
un omicidio così efferato e ancora così avvolto nel mistero, perché nel mistero di molti particolari si tratta, è lo stesso, è la stessa ombra, la stessa nebbia che avvolge un periodo di Carbonia in cui, se andiamo a vedere saggi, romanzi, dalla nascita di Carbonia ad oggi, non è stato scritto granché. L'unico che ha scritto qualcosa del periodo degli anni 80, inizio anni 90, è Succis in fundo, lo stesso autore che abbiamo davanti. Quali sono le caratteristiche per cui chi passa nella strada intitolata Gisello Ru dica: questo è un personaggio, cioè il mistero della sua morte è l'intitolazione di una strada. Ma lei sa quanti omicidi ci sono stati a Carbonia dalla nascita di Carbonia fino adesso? Cioè la maestrina di Caputacquas, cioè, allora, primo omicidio del Caputacquas, lei ha pensato di fare una strada per lei, c'è anche il monumento sulla no, strada. Ci sono molte, scusi, abbia pazienza, no, ci sono molte persone. Ancora non ho capito. Il motivo dell'intitolazione, al di là del mistero della sua morte. Cioè, io ho cercato di spiegarglielo. E mi sta dicendo che è un mistero della città, per cui merita una strada. È una ragazza vittima di un periodo che io ritengo sia un periodo che ha prodotto delle confusioni dal punto di vista sociale. Cioè, però dobbiamo fare la contrapposizione io e lei, mi sembra che noi questo è il motivo. E poi rispondo al dubbio. Ma avete già mandato al prefetto la relazione? Sì, l'abbiamo già mandata, abbiamo motivato la richiesta in questo modo. Quindi è già stata approvata? No, abbiamo inviato la. Se lei digita su Google Maps, compare via Gisella Uru. Questa che è qui dietro. Qualcuno gli ha dato già fatto? Assolutamente no. Provi a vedere su Google. Qualcuno dell'amministrazione ha avvisato Google e hanno intitolato la strada qui dietro a Gisella Uru. C'è via Gisella Uru. Questo non lo sapevo, perché. Il sindaco dovrebbe sapere che qualcuno le cambia le strade senza sapere niente. No, noi abbiamo mandato. Sì, Google, ma cioè io non ho segnalato niente a Google, io ho mandato. C'è una delibera di giunta per quello, quindi è abbastanza trasparente il fatto che sia quella la via che noi abbiamo. Sì, però scusi, vedo, signor Nurra, una certa contrapposizione un po' acerrima, non capisco il motivo. Trovo che sia. Allora, l'intitolazione. Beh, lei trova che sia, noi abbiamo trovato, poi resterà al prefetto. Posso chiedere anche un'altra cosa? Perché io sono qua per signor Chessa, se per me. Grazie. Grazie. Volevo anche spiegare perché ha avanzato un dubbio sul perché si sia creata questo improvviso interesse. Siccome anche sui social ho visto degli interventi che mettevano in dubbio la posizione del comune della scelta di intitolare una via, cioè io ho anche le prove per cui quando ci siamo scambiati, noi abbiamo una chat sindaci e assessori, in cui quando si è trattato di scegliere il personaggio cui dedicare la via, ci sono diverse vie senza nome, l'indirizzo è quello di dare, visto che non c'è una pari opportunità sulla nomenclatura stradale e che normalmente sono più nomi di personaggi uomini, maschi, l'indirizzo era quello di cercare il nome di una donna. In questa chat si sono state proposte a marzo tanti nomi di personaggi storici, personaggi della politica, eccetera. A me è venuta in mente Gisello Ru, perché sono una cittadina di Carbonia che quel nome si porta dietro. È un nome che, a differenza di tanti altri, è vero, omicidi anche ci sono stati in quel periodo, però Gisello Ru è rimasta un nome, una ragazza che ci è rimasta impressa nella memoria. Ecco perché mi è venuto di pensare a lanciare questa idea, che poi è stata accolta dopo le prime riluttanze e l'abbiamo portata avanti. Le stesse riluttanze che ha adesso il signor Nurra, il dottor Nurra, che poi abbiamo superato e abbiamo ritenuto di farlo. Spero di non aver sbagliato, cioè noi non volevamo assolutamente fare del male a nessuno, ne abbiamo parlato prima con i parenti. Potranno confermare che prima del 28 giugno io ho sentito la zia, non so se c'è qua. È vicino a lei. Ah, ecco, non l'avevo conosciuta. La zia, ci siamo sentite con la figlia e ne abbiamo parlato. Quindi. Vabbè, provo a rispondere, tanto io non voglio entrare nel merito di queste che sembrano, insomma. L'ha avanzata lei.
Prego. L'ha avanzato lei il dubbio di questo interesse che scoppia al momento in cui parlo, si preannuncia? Parlo dell'aspetto strettamente amministrativo e politico, a me della strada, dell'intitolazione, della procedura, non interessa granché. Cerco di rispondere alle sue domande per quanto riguarda, lei ha esordito dicendo che parlava da cittadina, ha citato ciò che è contenuto nel libro, però ha fatto anche la premessa che è arrivata a metà. Qui mi arrogo il diritto di dire una cosa, per l'errore che si fa molto sovente, prima di fare affermazioni forse ci si dovrebbe documentare, perché lei se va avanti troverà anche la spiegazione del perché i ragazzini che andavano. Se non ricordo male lei anche... Non ho fatto affermazioni, ho fatto una domanda a lei, gentilmente, se vuole rispondere, finisco di leggere il libro, si rilassi, non sto personalizzando, sto dicendo che prima di fare affermazioni bisognerebbe documentarsi. In questo caso lei mi ha chiesto come mai io ho scritto... La differenza tra affermazione e domanda a lei è nota? Io ho fatto una domanda, non un'affermazione. Forse non mi è nota la differenza. Comunque le sto dando una risposta. Allora, i ragazzini, se non ricordo male, lei ha anche una laurea in giurisprudenza, perché appunto... Quindi sa bene che il dovere di un cronista è quello di informarsi dalle fonti ufficiali. Le fonti ufficiali nella fattispecie erano gli investigatori. Quella fu la versione ufficiale dei ragazzini che andavano a cercare a pesca di anguille. Forse perché chi aveva ricevuto la telefonata non gradiva tanto rendere pubblico il fatto che stavano dando corso ad una telefonata anonima. Successivamente era emerso che in realtà quei ragazzini non sono mai esistiti, e se quell'episodio che lei ha ricordato, che si sono stati visti dei ragazzi in motorino, per me gli ho dire un ragazzo e una ragazza in motorino, ecco, quella la rivendico come una notizia che fu trovata e diffusa esclusivamente dal nostro giornale. Ecco, da cronisti noi riuscimmo a risalire a quell'episodio. I ragazzini che andavano a pesca di anguille non sono mai esistiti, semplicemente era una versione forse edulcorata di comodo per dire, per non ammettere stiamo dando seguito ad una telefonata anonima. Lei ha detto non sono mai stata sul posto, noi ci siamo stati tante volte e le assicuro che neanche Nebuchid, neanche Superman riuscirebbe a vedere dal ciglio di quella specie di, che non è un pozzo ma è un sifone della condotta di irrigazione, riuscirebbe a vedere, tant'è che i carabinieri quando sopraggiunsero ebbero qualche difficoltà anche loro, e si illuminarono con il fascio di una pila, e lì forse intravisero qualcosina e si resero conto, perché inizialmente si parlava di un manichino addirittura. Ecco, si resero conto che non era un manichino, che c'era un essere umano là sotto. La conferma arrivò quando arrivarono i sommozzatori dei vigili del fuoco da Cagliari, perché forse alle 18:30, alle 19:00, quando, perché questo è anche un passaggio molto importante, perché questo passaggio che sto per citare è stato uno degli elementi forse accusatori a carico dei principali indiziati. Alle 20 e qualcosa credo che Carbonia, e non solo, ma anche il circondario, sapeva già di chi si trattava, perché la vittima, perché di vittima si trattava, era stata riconosciuta sul posto dall'allora dirigente del commissariato di polizia. Tutta Carbonia sapeva purtroppo che si trattava di Gisella, tutti lo sapevano, tutti. Per deontologia professionale, per correttezza nei confronti dei familiari, l'accordo fu: non diamo il nome finché non c'è il riconoscimento ufficiale, cosa che avvenne all'Istituto di Medicina Legale a mezzanotte inoltrata, quando i giornali, non dico che fossero in edicola, ma le rotative stavano girando abbondantemente. Non so se ho soddisfatto la sua curiosità in merito a questo particolare. Se poi mi ha posto anche un'altra parte di domanda, mi perdoni, ma non... Prego? Beh, spero, voglio dire, l'ho scritto per quello, perché si lega e si apra, come spero accada ancora, un dibattito, ma soprattutto perché ho voluto offrire un contributo alla riflessione, perché
è brutto dirlo, vittime in questa vicenda ce n'è stata più di una. Certo, la vittima principale è quella sventurata ragazza, che forse aveva un'unica colpa, quella di essere bella. Forse aveva solo ed esclusivamente quella colpa. Non è il caso, grazie. Sì, prego. Leggendo il libro, una cosa che mi ha colpito è la riflessione sull'arma utilizzata e sul tipo di ferita che non causa un eccessivo sanguinamento. E volevo sapere se secondo lei si è indagato abbastanza, si è approfondita la questione in sede di indagini, soprattutto perché sono poche le categorie di persone che sanno se una ferita fa sanguinare o no. Avete sentito tutti la... Sì. Cioè, in pratica il problema è lo spillone con cui sarebbe stata uccisa non avrebbe potuto provocare una fuoriuscita di sangue. E lo spillone è una notizia che è venuta fuori giorni dopo, nel corso di una... Senza entrare nei dettagli. In pratica nel corso di un sopralluogo fatto sul luogo c'era tutto un gruppo di persone, tra cui poliziotti e altre persone, e nel dialogo tra loro è venuta fuori la storia dello spillone che nessuno sapeva e che in pratica abbiamo raccontato il giorno dopo sul giornale, ma nessuno dello spillone sapeva niente. Vi posso dire che la mattina dopo mia moglie, che sapeva dello spillone dalla sera prima, alle 7 del mattino era andata a comprare il pane in un negozio a fianco a casa. Uno dei commessi parlava dello spillone con cui era stata uccisa Gisella, non lo poteva sapere nessuno. Mia moglie è tornata a casa, ha raccontato, il commissario è intervenuto, ha interrogato mia moglie e poi ha interrogato la persona che raccontava quello. Hanno scoperto che la notizia era già un po' in giro, ma non si è mai saputo né chi l'avesse tirata fuori, né. Sappiamo solo che la notizia dello spillone è una notizia ufficiale uscita dagli inquirenti, che abbiamo scoperto così. Ma dato peso in che senso? Nel senso che solo poche persone, a mio avviso, solo poche categorie professionali conoscono... Ha detto bene, solo poche categorie professionali, tant'è che il riferimento immediato fu o è un'operazione di un abile chirurgo o di un macellaio. Queste sono le categorie, perché in Sardegna c'è un'usanza che credo conoscano tanti, che è quella quando viene macellato il maialetto a Natale o a Capodanno, che si arriva al cosiddetto tamponamento cardiaco. So di commettere una gaffe in questo momento perché ci sono dei professionisti, ci sono dei medici che magari mi correggeranno anche pesantemente. Comunque, tamponamento cardiaco che evita la fuoriuscita immediata del sangue, che per i maialetti, così mi hanno spiegato, io non faccio il macellaio, così mi hanno spiegato, il sangue viene poi utilizzato e con queste caratteristiche vengono messi in vendita il cosiddetto insanguinato, insanguinato, perché pare che sia una prelibatezza, non lo so, ma pare che lo sappiano fare i macellai e i chirurghi. Io faccio il cronista, quindi non... Però il sangue non è stato trovato da nessuno. No, sangue non è stato trovato da nessuna parte, quindi né sul luogo dove sarebbe avvenuto il delitto, dove... ripeto, è anche imbarazzante ricordare certe cose perché siamo alla presenza anche di persone che sono toccate direttamente. Ma noi vogliamo la verità. Sì, ho capito, sì, però il fatto che un racconto di tre persone che nude vanno in una determinata località per un'orgia, dove neanche i fakiri sarebbero riusciti a passare, cioè, e poi voglio dire tre persone nude, ok, d'accordo, tutto è possibile nella vita, ma se sono tre persone nude, qualcuno avrebbe dovuto spiegarmi fin dal primo momento da dove sarebbero saltate fuori il corpo contundente per colpire la ragazza e lo spillone per trafiggerle il cuore. Questo nessuno è mai stato in grado di spiegarlo, però
di punti oscuri ne sono rimasti tanti, non sono bastati due processi, devo dire che sono stati entrambi processi abbastanza dibattuti, e neppure tutto ciò che si è fatto a margine, perché c'è stato anche qualcuno che privatamente ha condotto delle indagini. Mi risulta che anche qualche professionista, qualche avvocato avesse dato incarico a degli investigatori privati di cercare di... Io posso solo testimoniare una cosa, uno di questi avvocati per correttezza non lo cito anche perché non è più tra noi, diede incarico a un suo collaboratore, il quale mi avvicinò lasciandomi intendere che aveva qualcosa da proporre, qualcosa da raccontare. Non è stato il solo, e c'è stato anche qualcun altro. In realtà voleva sapere e voleva cercare qualche elemento, ovviamente per conto di chi lo aveva incaricato. All'improvviso era comparsa una fotografia di cui tutti ignoravano l'esistenza, compresa la nonna di Gisella, perché in quello specifico frangente la nonna di Gisella aveva posto il veto: no, tu a questa festa in costume di carnevale non ci vai, perché quel costume non ti sta. Curiosamente è saltata fuori poi questa foto con Gisella che indossava un costume da Pierrot, che gli era stato prestato, ci dissero, perché io non ero presente, da una sua cara amica. In realtà questa persona che mi aveva contattato aveva concluso il tutto chiedendo di ospitare sul giornale questa foto, così che qualcuno potesse quantomeno riconoscere il luogo dove era stata scattata. Nessuno ha mai riconosciuto, ma nel libro e non voglio parlare del libro, c'è un passaggio perché ho citato uno che ritengo sia più che un collega di Massimo Carlotto. La citazione è che questa storia, questa non è un giallo, è una vicenda basata sui silenzi, perché chissà, a suo tempo chi sapeva non ha parlato. Negli anni, questo l'ho già detto e lo ripeto, nessuno si è fatto avanti, e secondo me qualcuno che sa c'è ancora e non parlerà. Purtroppo non avevo la pretesa di dare chissà quale notizie sconvolgenti o svelare chissà quali segreti, ma più semplicemente, ripeto il concetto, era quello di offrire uno spunto al dibattito, ma soprattutto non era mia intenzione sparare sul mucchio, perché puntare il dito su Tizio, Caio, Sempronio, accusandoli di essere, cioè il pettegolezzo già da allora circolava. Quindi quando si parlava di Tizio, Caio, però i nomi, sa, le parole, cioè, sono come le pietre, non è che una volta che si lanciano poi se si fischia tornano indietro. Quindi si sono fatti nomi, cognomi, ma 30 anni fa, e qui c'è una persona che era al mio fianco costantemente, 30 anni fa nomi ce ne hanno fatto a iosa, però il nostro dovere non era quello di riportare il pettegolezzo. Perché se mi avessero detto che il sindaco di Carbonia era uno dei responsabili, avrei fatto un passo falso, molto pericoloso. No, mi sto riferendo a lei, parlo del sindaco di Carbonia, dell'epoca che fra l'altro dovrebbe essere tra il pubblico. Però voglio dire, c'è. Ecco. Non era lui, posso assicurare. Però sono stati tirati in ballo amministratori comunali, imprenditori, ristoratori, di tutto e di più. Però io ho sempre detto una cosa e lo ripeto: se qualcuno crede di sapere, c'è una piazza a Cagliari, si chiama Piazza della Repubblica, di fronte c'è un palazzo, al terzo piano c'è scritto Procura della Repubblica, è sufficiente salire lì e parlare col magistrato. Ma se uno ha il coraggio civile di farlo, diversamente alimentare il sospetto, il pettegolezzo, è miseria umana. Io credo di aver concluso il mio intervento. Se qualcuno ha qualche domanda, bene, diversamente. C'è
c'è un collegamento con l'avvento della mafia carbonia rispetto, perché nel suo libro viene inquadrato. Io non credo, perlomeno non ci sono stati mai riscontri in questo senso. Ho una, chiamiamola così, una piccola storiella che mi è stata riportata. Indagini concluse, a processi conclusi, e mi è stato detto che uno dei magistrati che si occupò della vicenda, a titolo quasi personale, pose la specifica domanda a uno dei, a uno, al boss di quella famiglia mafiosa che si era insediata qui a Carbonia, chiedendole se avessero qualcosa da spartire con la vicenda di Gisella, perché quel chiacchiericcio circolava. La risposta pare, io non c'ero, pare fu: dottor, ho appena confessato 36 omicidi, uno più, uno meno mi cambierebbe la vita, noi non c'entriamo nulla. Anche perché diventerebbe difficile capire come avrebbero potuto fare nell'arco di circa 2 mesi, perché erano lì da poco più di 2 mesi, si stavano ancora guardando attorno questi signori, che non erano sicuramente personaggi da invitare a pranzo, e questo glielo posso dire serenamente, anche perché penso, sì, forse qui c'è anche la persona alla quale si rivolsero quando il capofamiglia, per non far nomi, Gaetano Ianni, conosciuto come Lontano, andò a cercarmi perché probabilmente voleva pormi delle domande, anzi pare che volesse invitarmi a pranzo, ma siccome a me il piombo sta sullo stomaco, rifiutai. Ecco, non credo proprio che avessero avuto il tempo di organizzarsi, di guardarsi attorno, di mettere gli occhi addosso alla povera Gisella. Io credo che gli occhi addosso alla povera Gisella glieli avesse messe qualche altra persona che forse sapeva muoversi con maggiore disinvoltura in questa città. Ciao, posso fare una domanda? Ci mancherebbe. Bene, posso dire? Sì. Certo. Allora, una domanda che non riguarda i particolari della vicenda, ma è a sfondo sociale. Io mi chiedo, ti chiedo, se ci sono state, attraverso quelli che sono i meccanismi trasversali di protezione sociali, cioè vale a dire persone che hanno partecipato in buona fede a quelle che erano la gara, le testimonianze, insomma, se ci sono state queste vere e autentiche volontà di scoprire gli autori di questo omicidio, questa è la prima domanda. La seconda domanda è appunto se ritieni, questa è una domanda un po' provocatoria, però in questa sede non si può essere troppo buoni, in qualcosa bisogna stuzzicare. È possibile che le indagini siano state accelerate e concluse anche per chiudere un allarme sociale che si poteva essere, che si stava instaurando a Carbonia? Allora, rispondo volentieri, se credo di non svelare segreti di Stato, che dico che chi ha posto la domanda è appunto uno di quei medici di cui avevo paura che mi correggesse, fra l'altro il dottor Forteleoni è uno dei medici della casa circondariale di Cagliari, ovvero il carcere di Uta, che non è sicuramente un grande hotel, quindi diciamo che forse ha un polso della situazione più di qualche altro. Rispondo soprattutto alla parte finale della domanda. Diciamo che c'è stato questo tentativo di chiudere frettolosamente, ma per una ragione molto semplice. E qui devo rifarmi un attimino ad un passaggio del libro, e al ricordo, a una reminiscenza del dibattimento processuale, quando fu detto che
sulla vicenda di Gisella c'era stata fin troppa curiosità, anche morbosa. La mia risposta è che se non ci fosse stata quella curiosità, effettivamente a tratti morbosa, probabilmente il tutto sarebbe stato destinato a cadere un po' nel dimenticatoio, come purtroppo è accaduto per una vicenda che in qualche modo si è incrociata con questa storia, che è l'omicidio di una di un'altra sventurata ragazza, una ragazza di vita purtroppo per lei, anche lei curiosamente di Sant'Antioco, come una delle indirette protagoniste, una delle persone che fu accusata e poi prosciolta. Mi riferisco a Gianfranca Ezzi, che fu trovata a cadavere sul muro del cimitero di Villa Peruccio, fu strangolata, perché fu strangolata con una busta di nylon fatta a cordicella, poi gli infilarono una seconda busta in testa. Orbene, anche quell'episodio fu collegato in qualche modo dalla Vox Populi alle vicissitudini di Gisella, come lo fu l'episodio penso che fosse un servo pastore, ora non lo ricordo bene, come si chiamava Canè di nome? Angelo Canè, sì, che fu la notte a cavallo tra il 28 e il 29 giugno, cioè la notte della bomba, fu ucciso, venne ritrovato il corpo, a ritrovarlo fu poi colui che è stato condannato come l'assassino, era stato trovato semicarbonizzato, e qualcuno immediatamente associò anche quella vicenda, dice è stato ucciso perché testimone scomodo del rapimento di Gisella. Purtroppo in tutta la vicenda di insinuazioni, pettegolezzi, ce ne sono stati fin troppi. L'unica cosa che è mancata è stato l'elemento certo, quello che potesse veramente aiutare a identificare forse la persona chiave, che era la persona che ha fatto fin troppe telefonate, dando in qualche modo la versione già servita su piatto d'argento, perché non si è discostata assolutamente di molto. Il racconto del signor Salvatore Tore Pirosu, chiamiamolo col suo nome, che per la cronaca non è morto come qualcuno crede, è vivo e pare che sia anche in buona salute, così mi è stato detto, è ospite da qualche parte in qualche comunità della Sardegna, così come per chiarire, perché se è letto di tutto e di più, sui social si legge di tutto e di più, anche i riti satanici nella morte di Gisella, si è letto di tutto e di più. Anche la signora, e la chiamo così perché credo che meriti questo appellativo, perché si è rifatta una vita, anche la signora Gianna Pau, che non vuol sembrare un bisticcio di parole perché all'epoca faceva la vita, si è rifatta una vita, ha cambiato città, vive da tutt'altra parte, si è sposata, ha una figlia, però anche su questa poveraccia gli hanno detto di tutto e di più, e gli hanno detto che ha mentito, che ha taciuto. Io credo che forse quello che le sapeva, quel poco che sapeva, l'ha detto, e anche forse in qualche modo ne ha pagato anche le conseguenze, perché cioè la additavano. Ma io dico solo che forse un paio d'anni fa mi ha trascinato fino in Cassazione la signora, perché rivendicava un suo diritto, rivendicava il diritto all'oblio. Ci ha provato col tribunale, ci ha trascinato fino in Cassazione perché rivendicava il diritto all'oblio. Anche la Cassazione gli ha dato torto, perché la vicenda aveva una rilevanza sociale così vasta da non poter essere. L'unico impegno che io ho assunto da quel momento in poi è che se ne avessi avuto l'occasione, l'opportunità o la necessità, non avrei mai più utilizzato una foto di quella signora, e questo impegno l'ho rispettato, perché merita, secondo me, l'oblio in questo caso. Ho risposto?
Sì, è risposta bene. Grazie. Anche quella signora che poi io curai, perché lei veniva in ambulatorio a Cagliari, era appunto misteriosissima come persona, non diceva niente, non parlava. In quel periodo veniva da noi al servizio di tossicodipendenza a Cagliari. Appunto. Ed era sempre solissima, misteriosa, appunto. Per la voglia di uscire, di nascondersi e di cambiare vita totalmente. Sì, è che d'altro canto fu il pilastro della sua tesi difensiva, che era la sera della scomparsa di Gisella, lei aveva potuto dimostrare attraverso i registri del CERT che era andata a prendere il metadone. Quindi veniva da noi a prendere in via dei il famoso CERT di via, non di via De Valenzani, l'altro, via Cadello, dove io lavoravo, e lei veniva tutti i giorni a prendere questa cosa. E appunto, come si vede, c'è chi ne sa più di noi. Quindi. No, vabbè, cosa c'è? Vabbè. Posso chiedere un'altra cosa? Quando prima si parlava, no, del ritrovamento della famosa telefonata anonima che diceva dei ragazzini, di fatto si sa, perché anche nel libro lei lo dice, che una motovedetta comunque dell'antincendio, una vedetta dell'antincendio avesse visto una coppia su uno scooter rosso. Questa coppia è mai stata cercata? È mai stata sentita dagli inquirenti? Hanno mai battuto quella pista? Devo rispondere, insomma, io, ma anche lui, faccio cronista, non investigato. Sì. Paolo Matteo ha dimenticato di dire una cosa, che poi la fretta della chiusura è perché carabinieri e polizia erano in concorrenza, cioè perché è inutile negare questo, perché in condizioni normali, e questo poi me l'hanno spiegato tutti, quando c'è l'indizio che uno può essere colpevole, lo si pedina, si mettono in atto tutta una serie di controlli, eccetera. Non è stato fatto niente, è stato preso e è stata chiusa l'indagine, ma la verità vera è stata la concorrenza tra polizia e carabinieri, per cui i carabinieri avevano fretta di chiudere. Volevano chiudere prima della polizia. Volevano chiudere prima della polizia. Adesso può continuare. Solo un inciso. Allora, non si sono persa anche la registrazione. Il pomeriggio del successivo al fermo, perché di fermo si trattava, non era stato ancora tramutato in arresto, delle quattro persone, e qualche ora prima dalle stanze della caserma di via Gramsci, c'eravamo lì per caso, casualmente, si sentivano... come vogliamo definirla? Qualche urlo, si sentiva qualche urlo, pare che stessero interrogando delle persone. Comunque, il pomeriggio del giorno successivo, quando arrivò il momento di rendere pubblico il fermo delle quattro persone, io ho ancora questo momento fotografato. Gradirei non essere frainteso, perché ognuno fa il suo mestiere. Chi conduceva le indagini, non parlo dei magistrati, attenzione, perché ai magistrati è arrivato poi il risultato dell'attività cosiddetta investigativa, con una certa sicumera ci fu detto: il caso è chiuso, punto. Lei sappia chi l'ha detto, non a me. Cioè, vabbè, l'avrò scritto, non lo so, se l'ho scritto è così. Ecco, ci fu detto: il caso è chiuso. Da quel momento in poi, o quasi, ogni novità in via Gramsci, dove ha sede il comando compagnia dei carabinieri, veniva presa, diciamo, con fastidio. Certe cose venivano definite come fantasia dei giornalisti, perché siamo anche una categoria molto apprezzata, cioè come parafulmini paghiamo per tutti, cioè ci hanno detto di tutto e di più. A me non piace personalizzare, però vi posso assicurare che durante la vicenda legata a Gisella, il sottoscritto ha ricevuto minacce di morte telefonicamente, ma le ha ricevute.
Hanno sempre fatto così, come avevo ricevuto un, diciamo, un messaggio un po' da decifrare per un episodio precedente legato al suicidio di una ragazza, di Liliana Gracione, che secondo me, se avessero indagato in quella direzione, forse qualcosa si sarebbe potuta evitare. Però l'ho presi come lo sfogo di una madre, giustamente l'ho presi come lo sfogo di una madre, perché insomma, in un momento di dolore, anche in quella vicenda tutti sapevano, nessuno sapeva. Però curiosamente poi è emerso che in qualche modo sì, sarebbe stata una pista da seguire. Ok. La chiudiamo qui. Io voglio sentire il signor Panio. Anch'io volevo sentire il signor Panio. Che è nascosto là dietro, forse. Il comandante di allora dei vigili. Beh, che è stato ufficiale di polizia giudiziaria, ha partecipato alle indagini, se non mi sbaglio. Non sbaglio, è stato minacciato. Ha sbagliato a sedersi lì dietro, perché il posto ce l'aveva davanti. Si è nascosto. Venga qua, signor. Cattiva. L'obbligata. Eravamo d'accordo con Sebiana. Ma così. Non si appoggiare. Buonasera a tutti. Sì. Sì. Ah, beh, mi avrei fatto comunque indipendentemente dalla chiamata. All'epoca, come se capisco, microfono. Io svolgevo il ruolo di comandante della polizia municipale in questa città. Ruolo che ho lasciato in buona sostanza 2 anni dopo questi episodi. Episodi che insieme con altri hanno pesato non poco sulla decisione di abbandonare. Lo feci con molta serenità, anche se avevo davanti una prospettiva abbastanza incerta. Tuttavia io sono anche un credente. Il Signore mi ha aiutato e ho trovato dopo pochi giorni un'altra sistemazione che non aveva nulla da in meno rispetto alla precedente. Però questo non rileva ai fini delle cose di cui stiamo parlando. Questa chiamata in causa in qualche maniera mi crea imbarazzo, perché mi riporta ai tempi in cui ho lavorato con impegno e coscienza per individuare e rendere ufficiali attraverso le procedure di legge che un investigatore deve seguire, e che invece d'altra parte vedevo che qualcuno lavorava contro. Però questo non mi ha mai impedito di tentare di fare il mio dovere, non so se ci sono riuscito. E devo dire che stiamo parlando di un periodo. Intanto che questa iniziativa è utilissima, perché non è utile non dimenticare, per fare in modo che al ricordo tutti possiamo contribuire, e affinché sia possibile evitare che si ripetano fatti di questo genere. Forse è una speranza illusoria. Tuttavia io la nutro e mi nutre per continuare a vivere con fiducia. Circostanze quelle che, oltre che le innocenti vittime dirette, come Gisella, non tornino a mortificare la vita di un'intera comunità, che ancora oggi, come si rileva, si sente offesa da quei fatti, sebbene accaduti già 30 anni o sono. Ecco, quel periodo dobbiamo tutti fare in modo che non abbia mai più a ripetersi. Per questo occorre che ci meditiamo sopra e ciascuno dia il proprio contributo. La storia di Carbonia e della sua comunità
è segnata da periodi alti e dimessi, conseguenti alle crisi della miniera, all'immigrazione di migliaia di lavoratori che avevano perso il posto di lavoro, alla disoccupazione diffusa, insomma, a periodi in cui i giornali scrivevano carboni a muore. Però tuttavia c'era una capacità di resistenza da parte della popolazione che era basata su quella materia saldante che aveva costruito la prima comunità e che è servita per lottare per non morire e quindi portare la città ad un ulteriore, non dico benessere, ad un ulteriore periodo in cui comunque ci fosse un po' più di tranquillità. Questo in qualche maniera sembrava delinearsi con l'avvento dell'industrializzazione di Portovesme, che ha portato delle ricadute notevoli sulla città, con migliaia e migliaia di posti di lavoro, e sul territorio, con migliaia e migliaia di posti di lavoro. Ma ha portato anche, per il malinteso senso di governo, da parte di una classe dirigente, quando parlo di una classe dirigente non mi riferisco solo ai politici, ben si capisce, ma parlo di una quota di imprenditori, di una quota di grossi commercianti, insomma mi avete capito, che sono impazziti, perché beneficiavano in prima istanza, in misura ancora più marcata, di quelle ricadute provenienti dal polo industriale di Portovesme. Personaggi che erano stati improvvisati imprenditori. Comandante Pan, scusi, la interrompo. Però, allora, qui mi pare che siamo, perché stiamo discutendo su un episodio, su una vicenda, cioè tutti gli aspetti sociologici, non penso che sia la sede adatta e il momento adatto, perché se dobbiamo fare celebrazioni li facciamo in altra circostanza. Qui stiamo discutendo di una vicenda ben precisa, se vogliamo affrontare questo argomento, ben venga. Diversamente credo che per quanto mi riguarda la cosa è conclusa dal mio punto di vista. Poi lei può fare tutti i discorsi che vuole, però non giriamola in questi aspetti che non hanno nulla a che vedere con la vicenda di Gisella. Allora, a parte il fatto che questa era una premessa per arrivare nel merito delle questioni, in ogni caso mi sembra di ricordare e di vivere ancora quello che succedeva a suo tempo. Attenzione, ho capito, il segnale è che non devo dire quello che dovrei dire. Buonasera a tutti. Può dire quello che vuole. No, no. Può dire quello che vuole. Noi volevamo sentirlo, però. Non è importante. Noi era importante. Non è importante. E forse lui sa anche perché cosa. Cioè, non lo so, a meno che non si volessero svelare chissà quale. Se continuiamo a essere. Quale verità? Non lo so, a meno che non si vogliano svelare grandi verità, non lo so, che non si vogliano fare i nomi di chi ha ucciso Gisella. Siamo ma qui, ci fa. Forse voleva dire qualcosa che ha vissuto in prima persona in quel periodo, magari lo voleva esternare alla popolazione perché a suo tempo non gli è stata data la possibilità di farlo. Ho capito, ma non credo la circostanza. Che cosa mi infastidita dell'intervento di signor Pani? Era un'introduzione. Mi è parso che lei. No, non è vero, semplicemente. No, non l'ho recepito come niente. No, è una domanda pacifica. Sì, certo, ma ci mancherebbe, sono pacifico fin troppo. Cioè, è che l'ho detto in introduzione, se dobbiamo divagare e fare discorsi che hanno scarsa attinenza. Cioè non mi pare il caso, non, se dobbiamo, siamo qui per parlare di un qualcosa di ben preciso. Poi io non sono un cittadino di Carbonia, sono ospite temporaneo, anche se questa città per ragioni professionali l'ho vissuta abbondantemente a suo tempo. Sì, però, prego. Lei stesso ha scritto anche questo libro e il signor Panio stava partendo da questo probabilmente, esatto. Da queste vicende per arrivare all'altro, perché questi due saranno legati. E lui sì, lo saranno legati quante vuole, però arriviamo al dunque, perché se facciamo un discorso introduttivo di un'ora e tre quarti, ognuno c'ha i suoi tempi. Lei c'ha i suoi. Da due minuti. Oh Paolo Matteo, ma che cosa stai dicendo? Se non conosci il contesto nel quale sono venuti i fatti, non capisci i fatti e non puoi neanche ipotizzare i responsabili.
devi conoscere il contesto. Quale sarebbe il contesto? Lasciamo perdere. La pizza cittadina, la prostituzione, venivano adescate le ragazzine. Il fatto che venga la sindaca abbia proposto una via intitolata a questa ragazza, io lo trovo molto molto giusto, perché... Ma sarà giusto, ma lei ha fatto un'affermazione, ora lei ha detto venivano adescate le ragazzine, sono morte, ma venivano, sono ma lei ha l'elemento probante per dire che venivano adescate le ragazzine. La prostituzione girava, c'era, veniva adescate. Ah, se lei ne ha le prove va bene, ma se parliamo di prove a chi di dovere, non a noi. Se parliamo di prove, allora dov'è la prova? Lei ha minimizzato tutto. Dov'è la prova dell'omicidio? Se parliamo di prove, dov'è la prova dell'omicidio che condanna Licurgo Floris? Dov'è? E allora stiamo parlando del nulla. È la stessa affermazione. C'è una verità che viene fuori da tre processi. Sì, tutte quante le altre cose. C'era il giro di prostituzione. Mi sapete dire se qualcuno conosceva qualcuno, se conosceva protettori, se conosceva dove andava? No, allora sono soltanto chiacchiere. Voi sono chiacchiere, sì, ma le indagini di questo omicidio erano basate sulle chiacchiere. Signor Fanio, che qualcuno cercava di ostacolarlo, molto probabilmente qualcuno che sapeva voleva ostacolare perché c'erano persone molto in alto o in vista che non si potevano. Allora, signora, lei comandante Fanio ha lavorato fianco a fianco con i carabinieri fino alla fine. Esatto. Ero io presente su un altro tavolo alla sera che dopo la chiusura delle indagini, gli arresti e tutto. I carabinieri, e c'era presente anche il comandante Pane, hanno fatto la cena da Bovo nel giardino di Bovo per festeggiare, come no? Scusa, per cui non riesco a capire chi l'abbia bloccato, se ha partecipato alle indagini. Che ho costruito prove che altri hanno distrutto. Ecco, ma se voi non volete che le cose si dicano, non le diciamo. È vero. Assumere come verità evangelica l'esito delle sentenze. A parte il fatto che state commettendo un grossissimo errore, basta, andiamo a leggere, chiediamo se qualcuno ha bisogno dei soldi, dei diritti per poter avere la coppia, facciamo istanza in tribunale, abbiamo le copie delle sentenze e quindi conosciamo la verità ufficiale. Però se questo è, non abbiamo bisogno di fare queste cose. Allora il confronto civile è sempre gradevole. Siccome lei ha rivestito per anni e anni il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, se è convinto di conoscere nomi, circostanze e cose, le riferisca al magistrato. Paolo Matteo. Io non sparo sul mucchio come ha fatto lei, mettendo sui social, parlando di Tizio Cazzo, la gente bene di Carbonia, il potentato di Carbonia. Io questi non li... Se lei conosce il nome, fare i nomi. Elementi del potentato. Che è diverso. Però, io non li conosco. Lei sapeva già di Felice Famosa. Mi ha impedito di parlare. Che cosa avrebbe dovuto dire? Noi lo volevamo sentire. Per quello lei si è un po' schizzito. No, l'abbiamo premesso che allora sparare nel mucchio non serve a niente. Ascolti, signor Paolo, io non ho sentito la premessa. Sì. Secondo me stava iniziando a rabbozzare un quadro che noi abbiamo la cornice, una cornice temporale, poi stava iniziando a bozzare una situazione sociale della città. Forse il signor Vincenzo ha sempre una dialettica molto e la premessa forse si è allungata troppo, però poi lei l'ha interrotto e in quella premessa sono emersi due aspetti forti. Esatto. Due aspetti forti, tant'è che il giornalista Nurra interviene per dire c'è stata questa rivalità tra le due compagini che stavano indagando, caso chiuso, e il signor Vincenzo stava dicendo delle cose. Però lei deve anche capire, io ho 45 anni, oggi quella povera ragazza avrebbe avuto un anno e mezzo in più di me. Noi siamo stati violentati, i miei coetanei hanno perso l'innocenza nell'89. Bravo, e quindi nell'89 non si poteva parlare con serenità come io oggi parlo di fronte a una platea così. Nell'89 c'era paura, esatto. Signor Paolo Matteo, c'era le ragazze nell'89. Restavano a casa alle 8:30, i genitori per la prima volta nella storia di Carbonia salivano in piazza a prendere le figlie femmine per riportarle a casa. Via Napoli era tabù. Bandita. Via Napoli fa venire i brividi e tutto oggi alle persone della mia età. Quindi oggi io credo che se dobbiamo fermarci sul discorso processuale, ne hanno fatto tanti di programmi, quindi non so
e voglio dire, lei è uno scrittore, è giustamente qui un cronista, e giustamente qui promuove anche il suo lavoro. Però oggi io credo che qui la cosa più importante è. La zia di Gisella vorrebbe ascoltare Fagno. La cosa più importante è. Se si parla della vicenda, però. Chiedo scusa, credo, io sono venuto qui in questa veste, nel senso. Sono un consigliere comunale, mi sono spogliato perché sono qui da cittadino di quegli anni. E io credo che oggi, visto che ricade, perché poi si dice perché oggi si parla di Rigiano, forse perché è il trentennale della morte di quella povera ragazza, forse perché oggi i tempi sarebbero anche maturi per affrontarla senza puntare il dito, senza fare i nomi. Io credo che la premessa di signor Pagno fosse molto importante per affrontare che cosa erano quegli anni. Poi non so dove sarebbe andato a parare il discorso, forse lei che ha citato social, altri interventi, era già consapevole, allora non mi metto in mezzo, però io credo che ai presenti oggi un aspetto che forse in più dal libro forse poteva star bene, però ripeto, non amo questo clima, non lo amo, quindi se riusciamo a riportarlo in un clima conviviale ne giova la comunità tutta, credo. Intanto apprezzo molto il suo intervento perché insomma è abbastanza pacato e... Allora, sui social, avrei preferito non toccarlo questo argomento, però per la cronaca sui social, ieri non lo ricordo bene, qualcuno mi ha anche etichettato come sciacallo, sostenendo che io ho cavalcato il trentennale della morte di Gisella, che ho fatto questo libro al solo fine di incassare dei soldini, perché proprio... Detto chiaro, per racimolare dei soldi, detto da una persona che penso che abbia qualche problema, forse sarebbe il caso che si faccia curare da qualcuno bravo, ma che comunque se non si scuserà pubblicamente, come gli ho chiesto, probabilmente ci rivedremo in un'aula di tribunale, perché c'è la diffamazione aggravata per intero, perché se uno vuol criticare il mio lavoro, se vuol criticare il mio carattere, se vuol dirmi che sono arrogante, indisponente, maleducato, sono qui, sono pronto a rispondere, ma se mi si dà dello sciacallo in quei termini, allora reagisco, tiro fuori. Ma io l'ho detto in premessa, cioè è inutile che torniamo indietro a 30 anni fa, continuiamo a fare chiacchiere, a puntare i diti a destra e a manca casualmente e facciamo probabilmente gli stessi errori dell'epoca. Io non ho voluto mettere a tacere il signor Pagno, ci mancherebbe altro. Io ho detto semplicemente che forse è il caso di entrare nello specifico, perché se dobbiamo divagare, se dobbiamo fare una puntata sulla sociologia o sulla storia di Carbonia, allora ci ritroviamo e facciamo quello. Tutto qui. Per quanto mi riguarda, se il signor Pagno vuol continuare entrando nello specifico, può farlo tranquillamente, non c'è problema. No, io sono ospite, non sono in casa mia. Posso osservare che lei mi ha interrotto proprio nel momento in cui stavo entrando nel merito delle questioni, e qui la gente l'ha capito. Forse allora non era molto attento lei. Continui da lì. Mi dispiace, continui da lì. Atteggiamento contrario rispetto a quello che ho tenuto io. Che ho ascoltato con pazienza tutto quello che lei ha detto, ma non forse solo, anche quello che hanno detto gli altri. Allora, se si è risentito se l'ho interrotto, le chiedo scusa, ma riprenda tranquillamente. Va bene, dai. Io non sono. No, Vincenzo, le ha chiesto. Vincenzo, Vincenzo. Però verosimilmente avrei potuto contribuire. Ha chiesto scusa. Fatti e circostanze alle persone presenti, perché altrimenti non ha senso che noi ci ritroviamo qui per fare che cosa? Appunto. Vincenzo ha chiesto scusa signor Matteo. A noi farebbe piacere sentire. Non serve a niente, basta. Alla nostra generazione ma trovo comunque che sarebbe assurdo di fare un altro processo parlarne, perché forse avrei un attimino dato sfogo anche a quello che a suo tempo non mi è stato consentito di fare, però questo non è possibile, perché evidentemente si vuole continuare a mantenere
tutto in un grande mistero. Assolutamente. Sì, ma scusi, se per caso per te non è un mistero, ma vai da qualcuno e dillo. Cioè, ma a questo punto non capisco, cioè, non capisco più dove vuoi arrivare. Cioè, perché dire che qui si vuole mantenere il grande mistero significa che c'è qualcuno che deve stare ad una verità che però non dice. Ma ci sono le sedi opportune per dire quella verità, non lo so. Peccato non sia nessun magistrato, perché sennò potrebbe pensarci lui. Però nel libro stesso alla fine una considerazione dello scrittore dice che... No, ci sono considerazioni lui... dello... Scusate, nel testo ci sono considerazioni dello scrittore che fa le pulci, come ho detto prima, sì, alla maniera di condurre le indagini. Esatto. Dove in pratica dice, forse qui la cosa non è andata bene, forse non è andata bene. Però ci si ferma lì, perché alla fine ci sono stati 3 gradi di giudizio. Nei 3 gradi di giudizio quella verità, l'altra, non è venuta fuori. E io non penso che nessuno degli avvocati che hanno seguito il processo, che erano parti di tutte le persone, che siano stati così stupidi, e non mi pare, perché erano gli avvocati migliori in circolazione, da non arrivare a tutte quante queste cose. Cioè è una cosa che mi sembra assurda. E allora il dire qui che c'è un'altra verità, l'altra verità non si può dire qui, qui non stiamo riaprendo processi. Stavamo parlando, semplicemente stavamo ricordando, e mi pare che siano le cose che Paolo Matteo ha detto all'inizio, e stiamo... prendendo un libro abbiamo rifatto la storia di tutto qualcosa che è successo, il tutto quello che c'è dietro. Sapete benissimo che forse è vero, forse non è vero, nessuno ha neanche un nome e nessuno ha neanche una situazione, un fatto da raccontare. È successo questo, c'era presente Tizio, Caio Sempronio, Tizio ha fatto questo e Caio no. Allora è inutile dire che a Carbonia la situazione è così. Avete una prova? Abbiamo una prova, cioè io sono di Carbonia, io ho seguito le cose, c'è una prova? Se ci fosse stata soltanto una prova, ma non Matteo l'avrebbe pubblicata. Allora, tutti i racconti, Carbone era una città devastata, anch'io sono stato prete, io sono uno di quelli che fino agli anni 60-70 andava a passeggiare in via Manno, che poi è stata presa d'assalto dai tossicodipendenti, siamo tutti spostati da lì e siamo andati a passeggiare in via Gramsci. Cioè, la città in quel periodo era quella. Però il dire, Carbone c'era il giro di prostitute minorenni, ne conoscete qualcuna? Conoscete qualcuno dei protettori delle prostitute minorenni? Allora diciamo queste cose qua, se diciamo queste cose siamo nel tema, se non diciamo queste cose stiamo tentando di riaprire un processo su voci, e siccome la cosa più pericolosa è mettere voci attribuendo fatti che sono specifici sulle persone, che è vero non sono nomi e cognomi ma che possono essere identificate, tutte quelle persone possono chiamare in causa e dire beh lui hai detto questo. E avrebbe benissimo ragione di chiamare in causa le persone che lo dicono. Ditemi, se voi siete tutti convinti che a Carbonia ci fosse il giro della prostituzione minorile, ditemi un nome, vi sfido. Io sono di Carbonia, sono più grande di voi, io ho 75 anni, in quel periodo avevo abbastanza per capire e per seguire le cose. Allora, mi dovreste dire, qualcuno di voi, c'era un gruppo di delinquenti grossi in città, è vero, c'erano molti tossicodipendenti, sono morti uno dietro l'altro per overdose, e c'era prostituzione minorile, ditemi un nome di un protettore, ditemi dove andavano, ditemi che cosa facevano, ditemi, perché allora potrei dire che c'è stato un momento, questo Paolo Matteo non l'ha raccontato, e mi erano arrivate una serie di fotografie prese da qualcuno che era andato in campagna, cioè in montagna, nella zona di Teulada. E su una serie di rocce c'era scritto aiutatemi, mi vogliono ammazzare. So che c'è stata anche una perizia calligrafica, mi pare, su quelle scritte. C'è stata anche una perizia calligrafica, eccetera. È venuta fuori l'idea che a Carbonia c'era un giro di prostitute che andava negli ovili. Qualcuno ha una notizia di questo genere? Qualcuno sa in che ovili andavano? Qualcuno sa qua? E allora non ho capito che cosa si racconta. Ma non ha le prove. Ma se uno sa e non ha le prove vuol dire che non lo sa. No. Se uno lo sa e non ha le prove vuol dire che ha orecchiato una notizia in giro. L'ha orecchiata non so dove, le voci che girano per la città, no, ma non può venire a raccontare verità su una cosa che non esiste. Io apprezzo questo fatto, che poi è, diciamo, è un garantismo puro. No, non è garantito. No, garantisce, le male lingue fanno più male a voi. Sul giornale non è mai venuta una notizia che non fosse stata controllata. Allora, io sono cresciuto in quegli anni, non mi faccio andare a cercare nell'89. Tu sapevi che c'erano le prostitute in giro, le prostitute giovanili. Io a 14 anni sapevo che cosa c'era dal dopo scuola e cosa c'era passeggiando. Le ripeto che quel fatto lì
ci ha portato via l'ingenuità, ci ha strappato l'adolescenza. Ma sono d'accordo, ma questo non significa che devi chiamare in causa persone che non c'entrano senza prove. Oggi mi piace il suo discorso, oggi mi piace. 30 anni fa noi ci siamo formati culturalmente sotto, su questa vicenda, con quelle notizie spot di un giornalismo becero. Diciamocelo oggi a distanza di 30 anni, oggi lo posso dire a distanza, oggi lo posso dire, 30 anni fa magari non l'avrei potuto dire. E quelle cioè, notizie giornalismo becero quale c'è, qual era, scusa, io non so, raccontato un omicidio. Io non so le firme di chi, quali, no, no, quali, no, tutti, cioè, i giornalisti qual è il giornalismo becero. Mi faccia finire però. Cioè, ogni volta qua sembra che uno pone un quesito. No, che già si sente la mia voce. No, chiedo scusa allora. Dicevo, 30 anni fa, noi, i miei coetanei, ma anche le persone, non, perché io non sono un indagatore, non sono un investigatore, non sono neanche un giornalista d'inchiesta, sono un cittadino come tanti altri qui, che in quegli anni erano studenti, commercialisti, impiegati, ok, tessuto sociale di una città che ha subito una forte scossa da questo fatto di sangue. E abbiamo letto, perché ci informavamo, legge, perché non c'era neanche internet, non c'era neanche la libertà di quello che voi avete nominato prima sul social, non c'era. La Bibbia era la carta stampata, e nei giornali c'erano possibili giri di prostituzione. C'erano queste parole, le abbiamo apprese dai giornali. Un 14enne non se le immaginava, non se le inventava, signor Nura, questo li voglio dire. 30 anni fa questi input li avete dati voi giornalisti. Se poi oggi non va più bene, perché sono troppo generalistici, potrebbero riaprire, potrebbero offendere, ledere, perché sono usciti anche dei nomi in città, ok, persone, ci sono qua familiari, ci sono qua vedove di persone che erano, ecco, rispettiamo tutto, però oggi non si può, dietro questo garantismo, quasi anche censurare un pensiero di signor Fagno. Io l'ho visto un po' censuratorio. Non è il garantismo. Io l'ho vista così, scusate. Cerco di rispondere io brevemente, ma no, mi scusi, non è la risposta. Mi accaloro anch'io. Però le rispondo in questi termini. Ognuno di noi ovviamente ha il suo punto di vista, la sua opinione. Non è garantismo spicciolo, ma è un principio, è una delle regole che a me hanno segnato tanto tempo fa. Ci sono delle sentenze passate in giudicato. Le sentenze, piaccia o no, si rispettano. Si possono discutere, si possono anche criticare se necessario, però dico, non siamo qui per rifare un processo. I nomi a cui stiamo velatamente facendo cenno, ma li abbiamo sentiti 30 anni fa, ok? Non uno, tanti, ma ci mancava solo che ci consegnassero la provetta del sangue per fare l'analisi. Sapevamo tutto, però per onestà intellettuale, per deontologia professionale, quei nomi non sono mai stati fatti. Perché? L'ho detto prima, il pettegolezzo di allora aveva fatto fin troppi danni, magari credo. Magari quello era quello fondato. Se lei lo sa, lo fa? No, dico, ma se l'avesse saputo e avesse avuto la certezza, se l'avrebbe. Se l'avessi saputo avrei parlato, come oggi l'avrei fatto. Sapere un nome è una cosa, avere la prova è un'altra. Siccome non competeva a noi andare a cercare prove, a noi competeva. Cioè, raccontare l'indagine. Raccontare fatti, ma sto rispondendo al signore, ma ecco, quando dice che noi giornalisti abbiamo, io in parte lo racconto nel libro, io sono stato avvicinato da varie persone, una di queste, lo racconto bene forse quell'episodio, mi aveva avvicinato per chiedermi, dice, scusi, lei è... Sì, mi dica, ma domani deve scrivere ancora sul Carbonia sommersa? Gli ho detto, io scrivo quello che... No, perché io le posso assicurare che determinati giri ci sono. Forse Gianfranco lo ricorda questo particolare. Non sapevo chi era. Si è allontanato dopo un pochino, l'abbiamo... visto nuovamente, ho chiesto qualche fatico chi è questo signore, mi dissero, ma non avevo prove, faceva il fotografo ed era molto discusso perché aveva
dicevano sempre, ma a proposito di Filmini, a Carbonia se ne sono dette tante, se ne sono dette fin troppe, dice che era stato... Scusi, faccia il nome. No, chi è che ha fatto la domanda? Ah. Se ne sono dette, no. Ma anche viste. E beh, sta dicendo fino adesso che non si possono parlare senza fare nomi, faccia il nome. No, il nome di chi, scusi? Del fotografo, l'ha citato adesso. Non me lo ricordo, se me lo ricordo glielo direi tranquillamente, non c'è problema, non si faccia, non se me lo ricordate, anche perché non... poi ci sono anche questioni di opportunità, è come il signore che venne al giornale e proponeva una taglia sugli assassini di Gisella. Bene, lo so, sono stato ad ascoltarlo, proponeva 20 milioni con tutta una metodologia stranissima, alchimie per riuscire ad avere la notizia, a pagare la taglia cosiddetta. Stiamo ad ascoltarlo, ha parlato a lungo, siccome presumo che il nostro lavoro lo sappiamo fare. Ci siamo poi informati su questo signore, che non era di Carbonia, era della cittadina vicina di Iglesias. Fui molto titubante, lo comunicai anche a chi aveva la responsabilità del giornale all'epoca, perché nel caso andiamo in due davanti ai giudici. Questo signore aveva una 126 bianca. Sa com'è, di 126 bianche ce n'era già una. E pare fosse già abbastanza chiacchierato. Ciò nonostante, la notizia, senza personalizzarla e senza entrare troppo specificatamente nei dettagli, la notizia della taglia l'avevamo data, fu ripresa addirittura a livello nazionale, fu pubblicata dal Messaggero di Roma, dall'Unità, mi pare di ricordare, da Repubblica, tutti parlarono di questa taglia milionaria nei confronti degli assassini. Degli assassini, dei nomi, perché solo i nomi chiedevano. In conclusione, ripeto il concetto, di nomi ne conoscevamo tanti anche noi, però è troppo facile sparare nel mucchio. Cioè, se uno ha la certezza, se uno ha veramente elementi da poter dimostrare ciò che sostiene, se io li avessi avute non avrei esitato un attimo. Come? Una domanda per riportare... Prego, prego. No, ma non guardi che per me il clima è tranquillissimo. No, allora, perché lei a distanza di 30 anni sente l'esigenza di riscrivere su Gisella? Che cosa? Ma non si sente. Ah, signor Vincenzo è rimasto. Non se ne va, è legato. Ecco, scusate. Lì guardo io. Non fate andare via Vincenzo, Dicevo, come mai, signor Paolo Matteo, a distanza di 30 anni, anche perché ha scritto tanto, cioè ha lavorato, ha svolto buona parte della sua vita lavorativa dietro questo triste caso, quindi forse anche professionalmente poteva essere recepito come una saturazione di un caso dove non si vedevano sbocchi, visto che non si possono fare nomi o riaprire, non abbiamo neanche gli elementi per riaprire. Cosa a distanza di 30 anni la spinge a riparlare di Gisella Orru? Che cos'ha questo, perché lei ha seguito la cronaca nera, ne ha seguito tanta, no? Che cos'ha questo delitto, questa tragedia di diverso, o di fermo restando che non voglio diminuire nessun'altra tragedia, nessun'altra vita portata via da qualsiasi altra forma di violenza, ma perché trova questa esigenza a distanza di 30 anni? Ha qualcosa in più questo caso, e quali sono le cose in più che ha, secondo lei? Ma le cose in più che ha, credo di averle sintetizzate, forse lei non era presente. È una... Non voglio neanche dirlo perché mi sembra retorica, mi sembra di personalizzare troppo. È un impegno morale che io avevo assunto con me stesso. Lo ripeto, e non per parlarmi addosso. Ho sempre detto, e forse c'è qualcuno che può anche, non dico confermarlo perché non ho bisogno di conferme, ho sempre detto, e l'ho dimostrato con i fatti 30 anni fa o 28, che se potevo dare un contributo, e lo dico con molta convinzione, se potevo dare un contributo, e questo è stato anche lo scopo del mio lavoro, perché
la memoria di una persona che si è tolta la vita in carcere portandosi appresso l'etichetta di assassino, se posso darlo questo contributo per riabilitare quella memoria, lo faccio ben volentieri. Questo era il mio impegno morale, ho cercato di metterlo in pratica, e forse solo chi ha vissuto determinate esperienze, solo chi è entrato a contatto reale con le ingiustizie, cioè io non amo parlarmi addosso e non amo neanche sviscerare fatti di persone. Massimo, ti prego, non averla male, ti chiamo in causa. Massimo Carlotto è uno dei più autorevoli scrittori italiani. Lui è stato protagonista di una vicenda giudiziaria molto delicata, e ne ha pagato le conseguenze direttamente. Non amo parlarmi addosso. Nel 1984, quando un signore di nome... Non lo faccio se non... No, Enzo Tortora... aveva appena riacquistato la libertà, perché era stato eletto, quindi era stato... Cosa ha detto? No, non sto divagando, sto parlando di ingiustizie, forse è un qualcosa che qualcuno non riesce a recepire, sto parlando di ingiustizie. Quando nessuno degnava un minimo di attenzione a Enzo Tortora, me ne assunsi la responsabilità, andai ad intervistarlo nell'abitazione della sua compagna in Via dei Piati a Milano all'epoca, e contrariamente a quanto accadeva sulla stragrande maggioranza della stampa, andai controcorrente. Ecco, io credo in questa vicenda specifica, per non divagare, perché è vero che c'è qualche suggeritore, mi pare ci sia qualche suggeritore che mi ricorda di non divagare, ecco, non sto divagando. Dice, nel caso specifico io credo che da sempre ho manifestato apertamente qual era il mio pensiero, andando anche a scontrarmi, ovviamente, perché certe cose, piaccia o no, e forse era questo il messaggio implicito che voleva dare il signor Panio, certe cose si pagano, cioè se si va contro determinate cose si pagano, perché cioè a me, veramente, me l'hanno fatto pesare tante volte che stavo andando controcorrente rispetto a quello che era la versione ufficiale, l'ufficialità. A questo proposito, sì, secondo però, me, scusate, non so, le sto rompendo le scatole, sì, no, però no, a questo proposito, secondo me, sì, quello che ha appena detto è in contraddizione, sì, con quello che ha rimproverato il signor Panio, perché no, lei ha detto che c'è una verità processuale. Però il libro serve a riabilitare il nome di una persona che per la legge è condannata. Premetto che io non ci credo a questa condanna, però lei sta dicendo che c'è una verità processuale alla quale noi dobbiamo attenerci, perché quello è il processo. No, forse non mi so spiegato bene. O non l'ho capita io, no, sicuramente. Io ho detto che le sentenze si rispettano. Però lei... Ma si rispettano, no, significa che sentenza non si può rispettare. Aspetti. Abbiate pazienza, è stata condannata una persona innocente. Ma dove... Ma di che cosa mi pare si sta parlando? No, ha detto lui, allora, quello che sta dicendo. Allora le sentenze, però, non tutte si possono rispettare. Allora le sentenze per principio si rispettano. Per principio le sentenze si rispettano, ma nulla vieta di discuterle e criticarle. Ecco, perché volevamo sentire Pagnone, perché lui la stava discutendo. Ho capito, ma non è che possiamo partire dalla Genesi, stiamo a parlare, io sono qui perché abbiamo presentato un libro. Poi se dovete discutere cose della vostra città, no, per carità, io niente voglio levare, ma io sono ospite, vi saluto e rientro a casa. Su questo aspetto potrebbe non si anche può, aver ragione, volevamo sentire noi il sunto di quello che stava raccontando. Ho capito, no, ma... Forse l'argomento in sé, la delicatezza, la ferita che ha lasciato, ha generato questo, ma credo che
non erano neanche contrapposizioni, e lei giustamente adesso dice io sono qua per presentare il libro e tutta la sociologia che se vogliamo farla arriverà un altro giorno a chiacchierare in altri termini, la capisco e, la, e forse chiedo scusa anche io se, no, se ne ho la possibilità parteciperò volentieri domenica sera a questa veglia, a questa, se ne ho la possibilità lo faccio volentieri, ma è un altro capitolo, un altro argomento. Io sono stato invitato qui per presentare un libro, ok? Penso molto, con molta disponibilità, ho accettato e ho gradito questo invito. Siamo qui per parlare di un libro, punto, fine. Se dobbiamo rifare discorsi sociologici, cioè, perché se no torniamo, scusi, lei mi ha detto che è consigliere comunale, ok? C'era il primo cittadino seduto qui e anche lì ha fatto un'introduzione con una divagazione enorme sugli aspetti sociologici ed economici della città. Beh, insomma, non è questo l'argomento che io. Poi, se il signor Panio e altri si sono risentiti perché il mio intervento è stato brusco, perché me ne scuso, però ribadisco il concetto. Io sono qui perché stavamo parlando di un libro. Punto. Beh, mi pare che sia una conclusione già questa, quindi, visto anche l'ora che inizia a andare tardi, e chiudere qui. Io ringrazio tutti quelli che sono venuti e poi non lo so, le sensazioni che si riportano via nessuno le può sapere, ognuno ci ripenserà, è verrà. Però l'unica cosa da fare per cominciare è leggere il libro, e perché alla fine si capiranno di più anche molte delle cose che sono state dette qua. Allora buonasera a tutti e arrivederci.